Si torna a parlare di ciclismo, in questo fine 2022, anno che è stato ancora una volta ricchissimo di eventi, sul territorio canavesano, ancora quindi tanto canavese e ancora San Francisco del Campo al centro dell'attenzione, con il velodromo Francone che torna a proporre, un evento, in questo caso di livello internazionale. Siamo qua con Giacomino Martinetto, Buongiorno. presidente del velodromo, è una delle colonne simbolo di quella che è la società canavesana. Parliamo di questo nuovo appuntamento, un appuntamento che sarà il 28 di dicembre con il Tour International Cyclocross, quindi ciclocross protagonista, le due ruote fuori strada. Con una, diciamo così, un evento inedito per il territorio per quanto riguarda l'essenza in sé, che porterà tantissimi atleti, non solo dall'Italia, ma appunto anche dall'estero. E con te, appunto, vorremmo scoprire un pochettino come ci si avvicina a questo evento così importante. Allora, il Tour International Cyclocross è un evento nuovo per noi, è un evento nuovo per il territorio. È un progetto che è nato con la Regione Piemonte, proprio per celebrare Regione Piemonte, Capitale Europea dello Sport 2022. La Federazione Ciclistica Italiana ha iniziato questo progetto di valorizzazione della specialità del ciclocross e di conseguenza è ricaduta sulla Regione Piemonte questa disponibilità di fare una gara internazionale. Abbiamo aderito a questa iniziativa e proprio in questi giorni arriveremo al dunque della manifestazione. Appunto, si tratta di una manifestazione UCI, per cui Unione Ciclistica Internazionale, classe 2, che sono quelle gare che danno punteggio agli atleti che partecipano per fare punteggio nel ranking internazionale. Questo significa che gli atleti che riescono a fare questi punteggi potranno partecipare di diritto alle gare di Coppa del Mondo e campionati del mondo. Come dicevo, è una novità per noi, per il nostro territorio, per la Regione Piemonte. È la prima volta che si svolge, credo, no, la seconda volta che si svolge una gara internazionale di ciclocross, un'altra era stata 20 anni fa a Torino. C'è un circuito molto ampio, in quanto si prevedono circa 400-450 atleti. Ad oggi, con l'iscrizione, siamo già vicino ai 300 atleti iscritti. Per cui è un indotto molto importante per noi, per il territorio, perché gli atleti, l'entourage, tutto il circo del ciclocross sarà presente sul nostro territorio per 3 giorni, perché il 30 di dicembre si svolgerà la finale di Coppa Giovanile a Mappano. Di conseguenza, da tutta Italia ci saranno appunto questi giovani atleti, esordienti, allievi, juniores, che saranno qua presenti in Piemonte e si fermeranno appunto sul nostro territorio per un paio di giorni. Di conseguenza, noi contiamo per il 28 tra atleti, accompagnatori, genitori, eccetera, di ospitare più di 2.000 persone all'interno della nostra struttura del velodromo. Non siete nuovi a eventi di alto livello perché voi avete ospitato prove di Coppa del Mondo in pista, siete tra coloro che alla fine hanno dato un contributo enorme a quelle che sono state le tappe del Giro d'Italia, sia al maschile che al femminile. Quindi diciamo che per il Velodromo Francone è un'altra medaglia, possiamo dire, da mettersi al petto in questi anni in cui voi avete fatto veramente tanto per il ciclismo, come dicevi prima, sia degli adulti ma anche dei giovani, perché comunque voi avete permesso a tanti ragazzi e anche a tanti campioni di crescere e arrivare ad alti livelli. Uno su tutti, se vogliamo fare un nome, è quello di Ganna, che a San Francisco al Campo è stato di casa. Sì, ogni manifestazione in sé ha la sua particolarità, per cui
vanno gestite sempre con criteri diversi e con forme assolutamente diverse. Questa è stata innanzitutto una novità e di conseguenza non è facile, comunque rispetto a una classica gara di ciclocross, Coppa Piemonte, già di livello regionale, vuol dire fare un lavoro quadruplo, in quanto ci sono tutti dei criteri che proprio l'UCI ti impone, sia a livello di percorso, sia a livello di chilometraggio, difficoltà. Infatti abbiamo dovuto costruire proprio realmente dei due ponti interni, dove ci saranno delle scalinate in salita e delle discese, proprio per far sì che corrispondesse proprio ai criteri internazionali. Per cui per noi appunto è stata una novità, ma se tutto funziona, credo che possa essere un qualcosa che possa così perdurare nel tempo e possa avere anche una sua valorizzazione di, come manifestazione in sé, in quanto la gara, tutta la manifestazione avrà una sua diretta Facebook, sia sul sito del Velodromo Francone, sia sul sito del Mastercross, che è appunto l'evento nazionale che si è inserito in questo evento. E abbiamo avuto anche la possibilità di fare una contrattualistica con Rai. Ad oggi abbiamo sicuramente la differita della manifestazione per quanto riguarda le categorie elite, speriamo che arrivi la buona notizia appunto di avere una diretta, per cui sarebbe veramente una cosa importante perché ci porta così a un pubblico ancora più ampio e poi respirare l'emozione di una diretta televisiva credo che ne valga decisamente la pena. Dall'altra parte, questi eventi, noi vediamo sempre questi eventi. Sì, come promozione del territorio, ma anche come motivazione per i giovani che potranno partecipare. Infatti, in tutte le nostre iniziative c'è l'elite, c'è l'alta professionalità dell'atleta, ma abbiniamo sempre tutto questo alle gare giovanili, perché riteniamo che le motivazioni che i ragazzi possono avere dal vivere in contemporanea, atleti professionisti, un evento del genere, gareggiare sullo stesso percorso di gara dove gareggia il coso, sicuramente è molto motivante ed è molto formativo. Per cui ritengo che anche questo abbia un valore aggiunto al quale noi abbiamo sempre dato una priorità assoluta. E poi, beh, indubbiamente, come dicevi te, i risultati si sono visti perché, specialmente dalla pista, sono nati degli atleti ormai di fama internazionale che rappresentano veramente il ciclismo italiano nel mondo. Invece per quanto riguarda un pochettino anche per chi è più avvezzo a questa disciplina, il tracciato, il circuito, come si svilupperà? Nel senso che ci sarà, ci dicevi una parte che sarà all'interno del velodromo Francone, ma una parte invece sarà anche all'esterno. Quindi più o meno quanto sarà lungo il tracciato, come sarà disegnato, nel senso dove si sarà, anche per dare al pubblico, poi agli appassionati, la Certo. possibilità di capire dove andare a vivere poi le fasi salienti della gara. Allora, il tracciato sostanzialmente ha quattro punti di svolgimento. La partenza e l'arrivo si svolge tutta all'interno del velodromo, per cui il pubblico potrà vedere gran parte della manifestazione seduto tranquillamente in tribuna, alla tribuna del Bello. velodromo. Dopodiché ci sono altre tre aree esterne, all'esterno appunto del velodromo, per un totale di circa 3 chilometri, per cui il chilometraggio sono 3 chilometri. Ci saranno tre punti, diciamo, caratteristici perché appunto, come ho detto prima, ci sono due ponti artificiali che abbiamo costruito, più una piccola collinetta naturale che esisteva nelle vicinanze del velodromo, l'abbiamo sfruttata con una scalinata. Tutto il percorso è comunque tutto percorribile pedonalmente, per cui chi verrà a vedere la manifestazione avrà dei punti parcheggio all'esterno dell'area, dove
Dopodiché c'è tutta una mappa pedonale dove tranquillamente si possono, nei quattro punti clou, vedere completamente il percorso e dopodiché arrivare tranquillamente alle tribune per vedere le premiazioni e tutta la parte, diciamo, gestionale di una gara internazionale. Diciamo che appunto il ciclocross non è appunto una novità per quanto riguarda il territorio, per quanto vi riguarda, però nel 2022 vi siete veramente, avete confermato che la vostra società è a 360 gradi nel mondo delle due ruote, perché avete vissuto il momento del gravel, avete vissuto il Giro d'Italia, la pista, adesso il ciclocross. Quindi quando si parla di Velodromo Franconi di San Francisco Campo e della vostra società, si parla di ciclismo veramente a ampio raggio. Sì, io l'ho chiamata la stagione infinita perché non è mai finita quest'anno la stagione. Noi abbiamo iniziato ad aprile col centro avviamento pista, marzo-aprile col centro avviamento pista, che porta circa 200 giovani da tutto il Piemonte sul Velodromo San Francesco, dove si svolge proprio l'attività di base di formazione di questi ragazzi, con specifico all'attività della pista. Dopodiché abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere un incarico ufficiale dalla città di Rivarolo per gestire tutta la promozione della tappa del Giro d'Italia, che appunto è partita da Rivarolo ed è arrivata a Conie. Nell'estate la federazione, quasi così, un po' improvvisamente ci ha assegnato ai campionati italiani open su pista, per cui tutte le specialità olimpiche. Si sono svolti sul Velodromo Francone, con la presenza al completo della nazionale italiana. Stessa nazionale che 15 giorni dopo a Parigi ha conquistato 5 medaglie d'oro, hanno battuto il record del mondo, per cui Avete portato bene gli azzurri. diciamo che è stata un'ottima organizzazione, probabilmente anche è stato un ottimo allenamento per tutto il clan della nazionale italiana. Non ci siamo fermati perché anche qui abbiamo portato avanti una novità che è l'evento Gravel, che è una nuova disciplina delle due ruote, per cui una disciplina che sia sì, agonistica ma più cicloturistica, che si svolge completamente su sentieri e strade bianche, con punto di riferimento al velodromo. È partito il primo evento gravel, Ratico Gravel, che ha percorso gran parte dei territori del Canavese su tre percorsi da 80, 125 e 200 km. È stata una bellissima esperienza e io personalmente ci credo molto in questo tipo di evento perché porta ancora un pubblico diverso, un pubblico che ha voglia di scoprire dei territori, un pubblico che ha voglia di scoprire dei valori e le peculiarità appunto del territorio. E questo è un pubblico che è sportivo, che veramente può dare molto al territorio. Porto un esempio, abbiamo avuto una coppia francese che gestisce appunto eventi cicloturistici su territorio europeo. E ci ha fatto delle recensioni stupende, addirittura già con delle vignette ha disegnato cosa ha visto durante questo percorso sul territorio canavesano. E appunto in una di queste recensioni diceva che abbiamo un territorio bellissimo, che dobbiamo solo avere la capacità di sfruttarlo, di farlo conoscere, che poi può avere delle potenzialità veramente, veramente importanti. Certo, direi che possiamo concludere questa nostra chiacchierata ricordando l'appuntamento in primis del 28 dicembre, che si apre verso le 8:30 del mattino, che proseguirà fino praticamente pomeriggio inoltrato, 17:30-18, giusto? Sì, allora le gare inizieranno alle 9 del mattino con le categorie amatoriali, per cui master, proseguiranno fine mattinata, inizio pomeriggio con le categorie giovanili, cui esordiente, allievi, juniores, e poi verso le 15:30, 16, parte la gara più importante, quella dei professionisti. Come vi dicevo prima, tutto il percorso è tutto un percorso pedonabile, per cui potete venire tranquillamente in bicicletta, a piedi, eccetera, potete vedere
vedere in più punti anche la parte più spettacolare del percorso, e all'interno di questa manifestazione funzionerà uno stand gastronomico dove anche qui gli alpini sanfranceschesi ci hanno onorati di farci una buona polenta con un spezzatino e cose. Questo è aperto non solo agli atleti e agli accompagnatori, certo, ma tutti i visitatori che avranno piacere di venire a vedere la manifestazione. Benissimo. Permettetemi in ultimo di ringraziare veramente la Regione Piemonte, la Federazione, il Comune di San Francesco, ma in special modo tutti i miei collaboratori del velodromo che sono veramente sempre stupendi, entusiasti per quello che riescono a fare in così breve tempo, ma specialmente con la qualità e la professionalità che lo fanno, ci portano ad avere dei risultati veramente incredibili e importanti. Bene, ricordiamo ancora allora anche l'appuntamento con il secondo trofeo comune di Mappano, che ci sarà sempre il 30 di dicembre a Mappano, quindi i giorni dedicati al ciclismo fuori strada, ciclocross a 360 gradi. In questo caso appunto saranno i più giovani a giocarsi i podi alti. Giacomino, grazie ancora di essere intervenuto. A questo punto non possiamo che invitare tutti gli appassionati di ciclismo, ma non solo, anche i curiosi, certo, il 28 dicembre per questo importante appuntamento internazionale a San Francesco. Grazie ancora non resta che ritrovarci a San Francesco al velodromo per un appuntamento immancabile e imperdibile. Grazie mille.